Libri più Liberi compie 18 anni e siamo allo stand di Nep Edizioni, dove ognuno ha una storia da raccontare, la sua, proprio come dice il motto di Nep Edizioni. Ci è venuto a trovare un autore giovane, esordiente, Giacomo Andreoli. Giacomo, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. E allora, al centro dei nostri incontri ci sono gli autori quest'anno, che sono i veri protagonisti. La mia domanda è: chi è Giacomo Andreoli? Innanzitutto grazie di questa accoglienza, è bellissimo stare qui, avete preparato uno stand davvero bello. Io sono un giornalista, quindi di solito sono abituato a fare domande e non a riceverle, ma ci proverò in questo caso, e ho scritto questo romanzo di fantascienza, è la mia prima esperienza, la mia prima prova. Quanto pare, insomma, sta andando abbastanza bene, sono veramente molto contento. Il principe delle stelle, ecco, la mia domanda è: cosa hanno in comune un sedicenne e il presidente degli Stati Uniti d'America? Questa è la bellissima domanda da cui parte il romanzo. Apparentemente nulla, in realtà tanto, cioè nell'atteggiamento, nel sentimento. Entrambi non sentono di avere fiducia nel mondo e sentono che qualcosa non va bene nella loro vita, e all'improvviso succede qualcosa che nessuno si aspetta, un'invasione aliena. E questa cosa li accomuna, ovviamente non posso svelare come, perché altrimenti farei uno spoiler. Assolutamente, non anticipiamo nulla ai nostri lettori. Volevo semplicemente però chiederti, sei molto giovane, qual è il tuo approccio con la scrittura e qual è la tua fonte di ispirazione? La scrittura è un modo per esprimersi. Per me è un modo per mettere su carta quello che sento e che non riuscirei a dire parlando. È sicuramente un modo di esprimersi molto molto importante, e secondo me noi giovani in questo modo riusciamo a dire quello che altrimenti non riusciremmo a dire normalmente. È un modo di espressione particolare per approfondire quello che di solito invece tendiamo a dire con un po' più superficialità, e quindi anche attraverso un romanzo, una storia narrativa, secondo me si può fare un bel discorso anche che ha a che fare con dei valori. Io ci ho provato ovviamente a trarre qualche morale, speriamo che insomma la cosa possa piacere e possa essere colta. Ti saresti aspettato di essere presente qui allo stand, ma soprattutto a Più Libri Più Liberi? Assolutamente no, infatti sono molto emozionato, e lo si era capito, e è veramente veramente bello essere qui. E hai avuto modo di fare un giro e credi che iniziative di questo tipo possano servire per sensibilizzare i lettori, per avvicinarli alla lettura? Ma assolutamente sì, iniziative del genere sono fondamentali. Penso che questa in particolare sia organizzata benissimo, e vedo tanti tanti giovani come me e sono veramente contento, perché spesso vedo le persone della mia età che non hanno tutta questa attenzione verso la lettura, invece qui si vede che secondo me anche negli ultimi anni è tornata una voglia di leggere, di approfondire, che è molto importante. Stile giornalistico asciutto e genere letterario fantasy. Ecco, qual è la differenza nel tuo approccio a queste due tipologie? Ma in realtà è una contraddizione, si potrebbe dire, perché questo è un romanzo molto lungo, in realtà quello che scrivo invece appunto ha l'approccio giornalistico, quindi molto breve, efficace, sulla notizia, sull'attualità. In questo caso però io ho voluto fare una cosa diversa, ho voluto descrivere uno scenario sì reale, perché è vero che si parla di un'invasione aliena, ma si parla della Terra, si parla dei meccanismi anche politici che avvengono sulla Terra. Però ho voluto farlo approfondendo un po' di più, prendendomi la libertà anche di viaggiare con la fantasia e quindi dire quelle cose che non si potrebbero dire normalmente, e approfondire anche con la fantasia appunto quelle sfumature dei personaggi politici famosi, il Presidente degli Stati Uniti, che magari non vediamo e che possiamo immaginare invece. Quali sono i tuoi progetti futuri? C'è qualcosa in cantiere? Ma continuare a scrivere mi piacerebbe, ovviamente, insomma, di riuscire ad arrivare lì. Per essere stato qui.